Ciao Bettes.it, ma quanto bel cinema francese stiamo vedendo in questo periodo, bellissimi film francesi. È cominciato tutto forse 4 settimane fa con una nuova amica, François Ozon, Romain Duris, donna al cinema con un porco, Ozon, che gli tocca la coscia. Duris è così felice, l'incantesimo del cinema viene interrotto, ma poi forse qualcosa andrà bene. Ultimamente, la settimana scorsa, The Fighters, Le Combattant, Thomas Caillet, bellissimo, storia d'amore, anche quella di due ragazzini nel bosco, lei è boscosa, selvatica, forastica, lui è un nuovo Jean-Louis Trintignant, lei lo mena, lui forse la farà innamorare. Ma insomma, anche French Connection, grande poliziesco mainstream. Insomma, bellissimi film che vengono dalla Francia, e continua questo momento. Adesso, insomma, questa settimana esce Samba, anche un film molto interessante. Sarà il mio tipo? Punto interrogativo. Belvaux alla regia, un regista che viene dal noir, che ha fatto anche dei film molto tosti in passato, adesso affronta l'amore con la stessa, secondo me, con la stessa voglia di non aver paura del nero, con la stessa voglia di, se mi permettete il paradosso, illuminare il nero delle nostre vite, soprattutto il nero della vita di un docente di filosofia parigino che ha problemi ad avere relazioni stabili e che viene trasferito all'improvviso giù al nord. Voi direte, ma sì, viene trasferito leggermente più a sud della cittadina dove viene trasferito Kadmerad nel bellissimo film di Danny Boone, che come sapete è diventato Benvenuti al Sud in Italia. Sì, la cittadina dove viene mandato il nostro gentile e caruccio assai docente di filosofia parigino è leggermente a sud rispetto alla città di giù al nord. Quindi già il parigino che va lì in questa Francia nordica, che come sapete per loro è un po' burina, come diremmo noi romani in relazione ai campagnoli extra Roma, per noi orribili snob romani che appunto definiamo burini i gli extra raccordo anulare romano. Lui è un po' così, è uno tutto fighetto, va lì e incontra Jennifer, che già dal nome è fa capire che è una che ama gli Stati Uniti d'America, come i due ragazzini iraniani di Becas, e lei fa la parrucchiera. E lei è molto carina. Lui vorrebbe immediatamente far l'amore con lei, come ragioniamo noi omaccioni. Lei invece c'ha anche un bambino, fa oh, piano piano. Il loro rapporto mi ha ricordato molto, 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 molto William Hurt, Gina Davis, un film che io adoro, che è Turista per caso di Lawrence Kasdan, dove i piedoni e i leggings di Gina Davis, i piedoni di Gina Davis, boh, che gli rimette sulle gambe a William Hurt sul divano, fanno la differenza. Quel donnone che cambia la vita a quel depressone. Questo è un film simile. I due fanno l'amore, alla fine lui ce la fa, piano piano e piano piano. All'inizio è l'idillio, sono due classi sociali completamente diverse. Lui è un intellettuale, lei non è un intellettuale. E quindi lui all'inizio c'è tutto. Mi piace Belvaux perché è una belva, va bene? Non è Nanni Moretti di Mia Madre, non è un ipocrita, non è un ruffiano, non è un falsone. È uno che è molto bravo a non nascondere la difficoltà dell'incontro di queste due tipologie. Sarà il mio tipo? L'intellettuale può stare con la parrucchiera? Chi lo sa? All'inizio da soli la camera d'albergo è centrale, in albergo si scopa e si può anche parlare in un bar ovviamente di Kant, e lui può trovare anche Kant nella vita di lei e può anche gasarsi, capita a tanti intellettuali che si eccitano perché vedono che la cultura per loro così alta, discussa in ambienti molto lontani dalla vita reale della gente, dal popolo, lui si eccita, e quello mi è piaciuto moltissimo perché può mettere Kant nella vita di lei. E poi c'è Emile Zola, e poi c'è tutto, e poi c'è però il fatto che le donne sono meglio degli uomini, e quindi che lei potrebbe essere in grado di affrontare quel rapporto e forse lui no. Mi piacciono molto le storie d'amore che finiscono male, dove qualcuno però lascia a qualcun altro qualcosa. Belvaux è una belva del cuore,
il film è interpretato da due attori meravigliosi, Loïc Corbery, che viene dalla Comédie Française ed è fantastico qui in un ruolo anche molto duro, molto tagliente, lui così carino, così distaccato, così anche pericoloso per lei. E lei è Émilie Dequesne, che è stata scoperta da i fratelli Dardenne con Rosetta nel 1999, che è diventata un'attrice meravigliosa, è belga, e questa cittadina è vicino appunto al Belgio, come la cittadina di giù al nord. Sarà il mio tipo? Ce la faranno sti due? Ce la farà l'intellettuale e la parrucchiera? Gran finale che cita In Trance di Danny Boyle, uno dei film più belli sul mistero e sulla potenza femminile. Insomma, a me è questo film è piaciuto tanto, tanto, tanto. Occhio anche alle divertenti conversazioni sul cinema tra Jennifer, che io ho amato moltissimo, e lui. Differenza ultima fondamentale, i locali. Come Belvaux inquadra i locali. Il locale a Parigi ha l'ego dei personaggi addirittura impressi sulle pareti. Il locale un po' grossolano, dove lei va a fare karaoke, dove finalmente il nostro professorino di filosofia, che mi piace tanto quella scena, comincerà a urlare che non gli è mai capitato con una canzone pop, invece non ha l'ego, è la macchina da presa che va addosso al corpo di lei, che canta Gloria Gaynor, I Will Survive, e non ho mai, diciamo, è dai tempi di Gloria, un film pazzesco dell'anno scorso, che non vedevo un regista che mi esaltava così un personaggio femminile, una donna, andandole vicino. Quindi il locale parigino, fighetto, all'ego di tutti noi sulle pareti, noi siamo sulle pareti gigantesche, giganteschi, c'è una bellissima scena dove lui vede lei, una lei del passato, lì. Il locale grossolano della provincia, invece, ha dei giganti che siamo noi attraverso la macchina da presa di Belvaux. Questo l'ho trovato semplicemente geniale, molto cinematografico. Ciao Bad Taste, sarà il mio tipo? Sicuramente è il mio tipo di cinema. Ciao!